Benvenuti in studio con noi, nuovi grandissimi ospiti, però vi do il benvenuto, avete visto con la voce e il suono splendido della nostra Mimì Sara Band con Nicole, bravissimi, e Giorgio dei Fast Food Freestyle. E con questo carico inizio vado subito a parlarvi di quelli che saranno gli ospiti di oggi. Molto interessanti, grandi campioni come sempre, perché solo chi c'ha fede è il lato umano dello sport. Chi è l'ospite che vado a presentarvi adesso? È veramente un grande campione, un leone. Uno che non molla mai, uno che va dritto a canestro e non lo ferma mai nessuno. Scopriamo insieme chi è dalla clip selfie. Eccomi qua, ciao Federica. Scusa l'abbigliamento, ma oggi sono stato in montagna in Engadina, quindi mi chiedono un video, allora lo devo fare immediatamente. Non ci conosciamo, sono Antonello Riva, ho giocato 25 campionati di Serie A, poi ho fatto 10 anni il dirigente, ho 55 anni, sono sposato, ho due figli già grandi perché li ho avuti da giovanissimo. E cosa devo dirti? Sì, guarda, non cambierei nulla della mia vita, perché soprattutto quella d'atleta mi è piaciuta un sacco, mi sono divertito veramente tanto, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, vabbè, l'Olimpiadi no, dai, i mondiali purtroppo no, però no, a parte gli scherzi, è stata una carriera ricca di soddisfazioni. Soddisfazioni che continuo a avere oggi nella mia attività nuova, che con tutta la mia famiglia siamo nel campo del benessere, e la accomuno molto alla vita che ho avuto nel basket, perché sempre risultati da raggiungere, e questo mi è di grande stimolo. A presto! Signori e signori, è con noi una leggenda del basket, Antonello Riva! Accomodati! Benvenuto Antonello, benvenuto, una leggenda del basket, un primatista. Vogliamo dire quanti punti hai realizzato nella tua carriera? Ma sono esattamente, non ho ancora capito quanti sono, perché poi ho giocato 2 anni nella seconda lega, quindi non si capisce se si sommano o no, comunque più di 14.400, perché a 14.390 c'era Oscar Smith, uno straniero, un brasiliano, un grande realizzatore, e quindi siccome poi mi dissero che l'avevo superato, quindi più di quel numero sicuramente. Complimenti. Grazie. Senti, la prima volta, lo voglio raccontare ai nostri telespettatori, la prima volta che ti videro giocare in una delle tue partite, ti diedero subito il soprannome di Nembo Kid. Quindi tu sei il nostro Nembo Kid del basket. Da dove arrivò questa nomea? Sì, fu Aldo Giordani che fu un po' il cronista storico del basket, il primo in assoluto. E devi sapere che mio padre faceva il piastrellista e rivendeva materiali edili, quindi appena io ero libero mi prendeva ad aiutarlo. Questo mi permise di sviluppare già in età adolescenziale un fisico abbastanza robusto, devo dire. E quindi ecco, quando poi questo mi permise di esordire da giovanissimo in Serie A, perché la mia esuberanza fisica mi permetteva, ecco, già di primeggiare contro i miei pari ruolo, perché avevano un fisico un pochino, diciamo così, più minuto, e da lì partì, ecco, questo soprannome. Senti, capiamo ancora meglio la tua fede nella vita, nelle emozioni e nello sport attraverso C'è Fede e Fede. Per caccia per fede, per caccia per fede, oh hey.
Caro Antonello, nello sport come nella vita si incontrano molte difficoltà. Non è soltanto gioia, ma è anche tanto sacrificio. Continuare a lavorare senza perdere mai di vista l'obiettivo, per te è una fede molto importante, ovvero la fede che tu hai nella serietà. Sì, diciamo che nella vita, ma soprattutto nello sport, devi avere un obiettivo ben fisso davanti a te. Guarda, mi ricordo questa cosa, quando mi accompagnò mia madre la prima volta a Cantù, perché Cantù aveva deciso di inserirmi nel suo vivaio, e quel giorno lì, quando andai con lei la prima volta a Cantù, mi portarono all'allenamento della Serie A, c'era Mazzorati, poi ho visto che c'è anche una foto dove sono con lui, e quando strinsi la mano a Mazzorati, io avevo 13 anni, tra me e me mi dissi: io voglio arrivare a giocare con lui. E poi dopo, naturalmente, ogni volta ti poni, c'è sempre un obiettivo grande davanti a te, naturalmente devi fare step by step, però quello è importantissimo, soprattutto nello sport, ma anche nella vita. Nella tua carriera, nei tuoi successi come nella vita, la tua famiglia è stata assolutamente fondamentale. Ce lo vuoi raccontare? Sì, guarda, come capita forse spesso negli sportivi, io mi sposai da giovanissimo. Quanti anni avevi? 21 anni. E quindi questo mi permise prima di tutto di avere una vita più regolare, non perché i single abbiano una vita, però è più facile, non so, ti chiama l'amico, dai, beviamo un aperitivo, andiamo da qualche parte, invece la vita familiare è più regolare. E quella, la famiglia, è sempre stato per me un punto di riferimento. Prima di tutto era una valvola di, chiamiamola, di sicurezza, perché, come hai detto tu, nei momenti difficili mi permetteva invece di caricarmi. Io ebbi già da giovanissimo, quindi, due figli, Francesca e Ivan, e loro ti riportano invece quando magari vinci la Coppa dei Campioni. Io ho vinto la Coppa dei Campioni quasi immediatamente a 21 anni, quindi hai il rischio di perdere il contatto con la realtà. Invece la vita familiare, non so, sai, l'asilo, il contatto con gli altri genitori ti mantiene ben stabilizzato a terra. La fede nella tenacia, tu sei un tenace, uno che crede e non si ferma davanti a nessuno. Nell'85 tu sei stato vittima, tra virgolette, di un infortunio. Questo infortunio comunque non ti ha fermato, nonostante ciò che magari si poteva pensare. Sei Nembo Kid sul campo, lo sei anche fuori dal campo? Sì, lo sport, ma naturalmente prima ancora la famiglia, i miei genitori mi trasmisero, no, un po' questi valori che sono un po' la caratteristica della terra da dove vengo, la Brianza, no, fondata sul lavoro. Il lavoro è imprescindibile da ogni cosa, però questo mi ha permesso, ecco, nello sport di metterci tutto il mio impegno per sempre raggiungere quel risultato. Ma c'è una cosa che tengo a dire, non è mai stato un sacrificio, non è mai stato qualcosa che mi pesasse, anzi era un piacere, perché appunto volevo arrivare là. Bene, e adesso voglio approfondire ancora con te tramite le fotografie che sono rappresentative della tua vita, con Foto Ricordo. Prima foto per te, Antonio. Ed eccoti qua. Ci vuoi raccontare di questa foto? Questa, guarda, ci è racchiuso tantissimo. Purtroppo è poi Cantù. Sì, siamo a Cantù, questa è la prima Coppa dei Campioni. C'è una cosa da dire. Cantù, prima di quest'annata, aveva vinto tutte le coppe internazionali. Addirittura mi sembra che quell'anno raggiungemmo la bacheca del Real Madrid. Quindi figurati, Cantù, una cittadina provinciale di pochi abitanti, forse non arriva nemmeno a 40.000 con Madrid. Però aveva vinto tutte le coppe, Coppa delle Coppe, Coppa Corest, insomma tutte le aveva vinte, mancava la più importante, la Coppa dei Campioni. Quindi mi ricordo
che quell'anno partimmo con quel solo obiettivo. La cosa importante era vincere quella. Quindi fu anche molto, molto difficile, teso, no? Perché quando vuoi raggiungere un risultato è solo quello che puoi fare, comunque alla fine, vedi, abbiamo avuto una grande soddisfazione. Complimenti. Grazie, grazie. Vediamo cosa ci racconta la prossima foto. Sì. Raccontaci di questo scatto. Questo è un momento importante anche della mia carriera. Io ho 40 anni, ormai sentivo che difficilmente potevo continuare a giocare nella massima serie. Però avevo voglia ancora di giocare, il campo mi dava ancora tantissime emozioni. E quindi qui sono con mio figlio perché decisi di andare a giocare a Rieti. Rieti è una cittadina che vive di basket, ma aveva addirittura vinto anche la Coppa Korać, aveva avuto una grande storia. Poi era sparita e qui voleva rinascere. E qua è una cosa che è la prima volta che è successa nel basket italiano, dove padre e figlio giocano in un campionato professionistico. Meraviglia. Complimenti. Prossima immagine. La maglia azzurra. La maglia azzurra. Questa foto rappresenta te nel momento della nazionale. Ricordiamo che siete stati l'unica squadra a classificarvi per le Olimpiadi, tra l'altro, e siete arrivati quinti quella volta. Vogliamo raccontare a Los Angeles, se non sbaglio. Sì, sì. È stata una competizione, naturalmente vivere le Olimpiadi penso che per un atleta sia il massimo di ogni aspirazione. Potevamo forse fare qualcosa in più, però io disputai una grandissima Olimpiadi, tant'è che fui votato nei migliori 5 di tutta l'Olimpiadi. Tieni presente che c'era naturalmente la squadra americana ed era infarcita di tutti i giocatori che poi ebbero una carriera incredibile. Quindi essere l'unico europeo in quel quintetto fu veramente il coronamento forse anche di quella prima parte della mia vita con la nazionale. E continuiamo, perché con My Music adesso ti facciamo emozionare con la nostra Mimì Sara Band. My Music! Primo brano, ragazzi. Bisogna dire la verità, nessuno dice la verità, ho una gran voglia di vivere, desiderare, decidere. Mi hanno rubato la libertà e a pochi metri la libertà, sono innocente, è un equivoco, fatemi uscire. Bravi ragazzi, Liberatemi, Biagio Antonacci. Beh, un brano che io amo molto, ma come tutti quelli che contengono la parola libertà. Perché questo brano? Cosa ti ricorda? Ma guarda, con Biagio mi lega un'amicizia profonda. Non ti sto vado a raccontare come è nata e tutto, perché sarebbe lunghissima, solo che mi ricordo di questa cosa, che eravamo a Milano, che eravamo in macchina assieme, lui aveva, c'era ancora le musicassette, lui aveva questo brano ancora in prova, e io tra l'altro di musica ce ne capisco poco, sono proprio anche stonato, però lui mise questa canzone nella macchina e a tutto volume, e poi alla fine mi disse: ma Antonello, che te ne sembra? Io ho detto: no, cavolo, è grandissima. E poi alla fine l'hai usata tra l'altro come preparazione, sì, ecco. Le tue preparazioni atletiche la usavi questa canzone, mi hanno detto. No, no, è vero, perché sai, poi il momento prima della gara sono sempre momenti particolari, ognuno ha il suo modo di caricarsi, chi legge, chi ascolta musica. Ma questo ci sta bene. Questo è vero, mi dava una grande carica, è vero. Prossima canzone.
passava e quell'uomo gridava gelati. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. Ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Brano splendido, Battisti, Giardini di Marzo. Sì, emozione pura mi verrebbe sì. da dire, però c'è legato a questa cosa che in quegli anni, sai, c'erano le festicciole del compleanno, che erano i primi le prime possibilità di avere contatti con le ragazze, quindi poi c'erano anche i, magari si abbassava un po' la luce, si facevano i primi balletti, e questo era, non so, c'erano ancora i vinili, quindi forse avevamo solamente un paio di dischi, e questa era una di quelle che usavamo sicuramente in maniera continua. Prossima canzone. La nostra Nicole, la Mimì Sara Band, fantastici. Favolosi. Tirano fuori le emozioni dalle emozioni. È vero, è vero. Pensiero dei Pooh. Guarda, i Pooh fu il primo argomento con quella ragazza che poi diventò mia moglie. E trovammo, ecco, in comune questa passione per le canzoni dei Pooh, che poi... quando poi nacquero i miei figli, adesso, quando magari mettiamo ancora qualche canzone in auto, che magari facciamo qualche viaggio assieme, ci prendono in giro, no? Perché mi hanno detto, oh, Dio mio, siete legati ancora. Ma che bella cosa! Però... però poi alla fine mi sono accorto che anche loro qualche volta qualche canzone poi la vanno ad ascoltare. Antonello, nella vita bisogna delle volte scegliere e tu sei una persona estremamente decisa. Vediamo se riuscirai con testa o cuore, tramite le immagini che ti proporrò, a decidere se testa o cuore, perché Bricofer, il nostro partner, mette entrambe in tutto, ma ha chiesto di decidere. Quindi o testa o cuore. Prima immagine. Milano. Milano è nemica storica di Cantù, la possiamo dire in questo modo perché è la certo. verità. Testa o cuore? Testa. Come mai? Perché mi ricordo prima di quel trasferimento, mi sembra ci fosse un'altra squadra, Verona e Milano. Verona era addirittura nel campionato inferiore. Mi permetteva di mettere la cifra sul contratto, quella cifra che volevo io. Milano era la squadra che aveva giocato nei dieci anni precedenti le finali scudetto, di cui ne aveva 25 o 6. Quindi la testa mi ha portato sicuramente a vivere questa esperienza. Prossima foto. E qui ci addentriamo in quelle che sono le tue passioni. Testa o cuore, prima di tutto? Cuore. Beh, qui sono con mio figlio, abbiamo questa grande passione per la montagna e in tutte le sue sfaccettature. Ecco, principalmente qui siamo in una gita sci alpinistica, addirittura anche ieri, visto che nella presentazione eravamo tornati da San Moritz. E adesso anche Ivan ha smesso perché appunto ti ho detto
che facciamo questa attività assieme, ci permette, ecco, di gestire il nostro tempo come vogliamo e quindi di andare a beccare le giornate giuste per vivere poi appieno queste emozioni che regala la montagna. Libertà tra le altre. Prossima immagine, qua voglio capire che cosa risponderai. Antonello Riva e Michael Jordan. Ecco, lui era uno di quei giocatori che era in quel quintetto alle Olimpiadi di Los Angeles. Qui l'ho incontrato qualche anno fa a un raduno di giovani negli Stati Uniti. Naturalmente lui alla mano aveva 5 o 6 anelli che viene dato solo a coloro che vincono il campionato professionistico. Io gli dissi, sai che eravamo nello stesso quintetto, figurati, lui ha vissuto dopo tante altre vittorie e manifestazioni così importanti che non ho capito se si ricordava di quella cosa, no, però fu gentile che restammo qualche minuto assieme. Complimenti. Antonello, tra il dire e il fare c'è di mezzo? Il mare? No, c'è di mezzo Black & Decker. Andiamo a vedere se sei bravo con le mani anche con il fai da te. Ed eccoci Antonello, pronti per scoprire con Black & Decker se riuscirai a superare quelli che sono stati i tuoi predecessori qua nelle nostre puntate. Molfetta, Buti, Moggi, Cosmi, Beccalossi, Tacconi. Per ora Molfetta è il primo classificato con 11 buchi e viti e Simone Buti con 9 al secondo posto. Valentina Zambrotta, come donna hai visto un bel boost, 8 anche lei. Però 8. Vediamo cosa saprai fare. Allora sicurezza comincio. Per prima, vai. Ok, comincio. Guanti. Indossare i guanti. Vedi che abbiamo preso una misura che ti sta appena appena. Sì, siamo al limite. E tu 1,98 m, dicevamo prima. Quindi i guanti, vediamo. Vai. Poi occhiali. Così, qualsiasi cosa, sei a posto. Allora, con il trapano alla tua destra, buchi questa tavola e dovrai inserire il maggior numero di viti, come vedete. Allora, pronti col cronometro, ragazzi? Ci siamo? E andiamo! Via! Vai! Partito il cronometro! Forza, forza, forza! Allora, Antonello segue la tecnica, buchi e poi... metterà le viti, vai. Allora, una precisione incredibile, davvero sei estremamente preciso. Vai, 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 vai. A che tempo siamo, ragazzi? Ok, 20 secondi. Vai, che ne hai ancora quasi 40. Forza, forza, vai, vai. Ok, allora Antonello ha fatto una prima riga di buchi e sta inserendo le viti. Vediamo, vediamo. Tempo, tempo, metà tempo, perfetto, metà tempo, vai, 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 forza, 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 avanti, 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 vai, vai Antonello, devi mettere ancora di più forza, dai, ci siamo quasi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! C'eri quasi con la prossima. Allora, passiamo al conteggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Accidenti per un attimo! Terzo posto per ora però con la Valentina Zambrotta. Allora segniamo il tuo punteggio, Antonello. Antonello Riva, terzo classificato per adesso, dai, non è male. Sì. Dai, e sei a pari merito con Valentina Zambrotta, eccoti qua, guarda. Tac! Bene, dai. E ritorniamo ad accomodarci. Vieni. Beh, Antonello, direi che non te la sei cavata affatto male. Grazie. Senti, prima di congedarti vorrei un consiglio da parte tua per quelli che sono i campioni del futuro del basket. Cosa secondo te i giovani d'oggi e non soltanto dovrebbero portare nel basket?
Beh, per arrivare al successo devono avere sicuramente sempre quella grande passione, che è quella che non ti fa sentire il peso, diciamo, dei cosiddetti sacrifici. E poi, come abbiamo già detto, di avere ben chiaro l'obiettivo, perché quello ti aiuta, ecco, a superare soprattutto i momenti difficili che, come abbiamo detto, magari sono legati anche soprattutto quando non stai tanto bene o addirittura quando sei infortunato. Quindi grande passione e grande dedizione al lavoro. Grazie Antonello, grazie davvero. Grazie per essere stato con noi, una leggenda del basket, una persona straordinaria, davvero un grande cuore oltre che una grande persona. Porta i nostri saluti a Cantù e alla tua famiglia. Grazie, Grazie, ancora grazie a complimenti. te. Salutiamo Antonello Riva, grazie. Prego. Bene, pronti per il prossimo gustosissimo ospite? Il prossimo ospite è un ospite assolutamente estremo, estremo in tutti i sensi, di una libertà incredibile. Lo scopriremo subito dopo la pubblicità. State con noi a tra pochissimo!